ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La riqualificazione dell'ex stadio Ballarin sta entrando nel suo momento cruciale, con i lavori che dovranno essere assegnati fra poco più di un anno. A tal proposito, Pasqualino Piunti, predecessore dell'attuale sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo, critica duramente la posizione della maggioranza, la quale, secondo Piunti, starebbe già facendo marcia indietro rispetto all'idea progettuale sottoscritta da Spazzafumo in campagna elettorale. Sono 30-35 anni che si parla sempre del Ballarin, che ricordiamolo è un monumento cittadino per tutto quello che rappresenta per la città, per la tifoseria, per tutti quanti noi. Ma nessuno ci ha messo le mani, che io quando mi sono insediato da sindaco invece ho puntato molto su questo manufatto, come dicevo, che evoca tanti ricordi e che in quel momento rappresentava un brutto segnale per la città, per chi veniva da nord, ma per tutti, perché era in uno stato di degrado assolutamente indecoroso ma anche pericoloso. Quindi abbiamo messo mano, lo abbiamo messo in sicurezza e adesso vogliamo restituirlo alla città. È cambiata l'amministrazione, che ho visto che ha tante idee ma tutte quante confuse. Un'amministrazione che ha firmato un progetto legittimamente in campagna elettorale, poi disconoscendolo. Infatti io non lo firmai perché lo ritenevo irrealizzabile. Noi siamo pratici, abbiamo, e ringrazio gli uffici, lavorato per un progetto che è riuscito ad intercettare un finanziamento di 2.440.000 euro. Ho parlato con la fondazione Carisap, che mi ha promesso 450.000 euro per un progetto condivisi, quindi siamo a 3 milioni. Io direi che questa amministrazione, se si muove male, rischia di perdere anche questi finanziamenti. Quindi ben vengano le idee della città, perché il progetto deve essere condiviso. Apprezzo questo coinvolgimento della tifoseria per portare avanti quello che ritengo sia condivisibile, soprattutto quando si parla di salvaguardare la curva sud, che rappresenta per noi, ahimè, un ricordo doloroso, ma rappresenta comunque la storia. C'era nel progetto che io ho presentato e ho portato avanti con la passata amministrazione, e lo difenderò insieme a tutti quanti i consiglieri della minoranza.